Ciao ragazze e ciao ragazzi, oggi voglio fare un video per mostrarvi qualche acquisto che ho fatto negli ultimi giorni. Anzi, non qualche, uno solo, perché il resto sono tutti dei regali che mi ha fatto una mia amica. Allora, cominciamo subito. Volevo farvi vedere questa bellissima palette della Sleek, comprata da Sephora. La conoscete tutti perché è questa qua, è la Divine Candy Collection Limited Edition. C'era solo questa da Sephora, non ce n'erano altre, per mia fortuna, perché probabilmente avendone trovate altre, le avrei sicuramente comprate e non mi sembra il caso di spendere tanti soldi ultimamente. E niente, questa palette qui costa 9,90 € ed è un buonissimo prezzo a mio parere, perché comunque dentro possiamo trovare 2, 4, 6, 8, 10, 12 ombretti colorati. E ok, sono piccoli, però per questo prezzo 9,90 € avere una vasta scelta di colori è un buon prezzo, è conveniente, diciamo. Questo qua è il pennellino che c'era dentro, appunto. I colori che preferisco sono i rosa, soprattutto questo qua. E poi mi piace anche molto questo verde qua, questo e questo, questi due verdi. Gli altri colori non credo che li userò molto, però vediamo insomma. E l'ho comprata perché ho davvero pochi ombretti e niente, 9,90 € comunque ripeto un buon prezzo. Chissà perché è un buon prezzo, perché ho scoperto subito perché la vendono 9,90 €. E perché qua dietro, non so se potete vedere, c'è scritto Design in UK but made in China, fabbrica in China, per cui è ovvio che costi 9,90 €, comunque l'hanno fatta fare in China e non mi interessa che ci sia qualche cosa di tossico oppure no. Fatto sta che comunque la trovo buona e non penso mi darà reazioni allergiche, anche perché non ho poi la pelle così delicata. E questo è stato il mio unico acquisto da Sephora, che poi mi hanno dato anche, adesso qua non li ho perché ce li ho di là, dei campioncini di profumo di Lady Gaga, che è buonissimo. Allora, i regali che mi ha fatto la mia amica. Allora, faccio una premessa. E la mia amica ha una pelle purtroppo molto delicata, una pelle che non assorbe bene i prodotti, per cui tante cose deve lasciarle lì. Lei compra diverse creme, prova diversi prodotti, ma la maggior parte delle volte non vanno bene per la sua pelle. E o perché le commesse, pur di venderle le cose, le consigliano male i prodotti, o perché comunque per forza di cose bisogna provare e provando comunque si rende conto che i prodotti non vanno bene. E spesso mi fa dei regali, appunto, come creme, cose aperte di recente, quasi nuove praticamente, quasi mai usate, perché sa che comunque io uso e provo diversi prodotti. Non ho un prodotto preferito, una crema preferita, ma comunque piace molto provare le cose. Per cui il primo regalo che mi ha fatto è questa crema drenante rimodellante di Bottega Verde. Questa qua ne ho sentito parlare molto bene e non vedo l'ora di finire quella della Clinians che ho per provare questa. Poi un'altra cosa che mi ha portato sono queste due creme della Quovis per la prevenzione delle rughe. Trattamento antietà. Azione preventiva rughe. E sono questi due qua, mai aperti. Come potete vedere, ne aveva presi tre e due li ha dati a me perché comunque non andavano bene. E poi cosa mi ha regalato? Questa qua e insieme a sì, questa è l'abbinata. Ok. Allora, sempre di Bottega Verde della linea Anticel Più, questa crema gel drenante per la cellulite resistente ed è ad abbinare a questa qua, alla crema lipodissolvente per la cellulite resistente. Anche di questo ho sentito parlarne bene e non vedo l'ora di provarle.
Cosa c'è qua? Sempre qua invece è Delives Rocher, mi ha regalato questa Expert Firmenza e crema lifting busto, lifting seno, rassodante seno praticamente. Anche questa veramente è quasi piena. E rassodante seno, sì, ok, ci sta, la proverò sicuramente, visto che ho le mie tettine, poverine, sono piccole e flaccide. Chissà, a 50 anni mi arriveranno le ginocchia. Comunque, e vabbè, dopo mi ha portato questo balsamo proteine della seta di Bottega Verde, lucentezza senza peso. Questo anche sicuramente lo proverò con molto piacere. E poi cosa mi ha portato? Mi ha portato sempre della Bottega Verde l'olio illuminante semi di lino, capelli secchi e aridi. Eccolo qua. Questi non c'entrano. Poi mi ha regalato anche questa qua, che è un latte corpo di non so che marca sia, Vintage Classic, mi pare di averli visti da OVS questi qua. E anche questo appunto non andava bene perché lei non le assorbe niente la sua pelle, per cui me l'ha dato a me, come potete vedere nuovo. E poi mi ha portato i soliti campioncini, vi faccio vedere qua. No, vabbè, non si vede, comunque sono parecchi, cioè potete vedere, guarda, mi riempio una mano e qua c'è dentro, c'è un'altra manata, tutti di prodotti diversi, per cui sono molto molto contenta. E dopo un'altra mia amica mi ha regalato questa crema che è stata usata pochissimo, come potete vedere, della Yves Rocher Hydra Vegetal, crema ricca idratazione intensa 24 ore. E mi ha detto appunto, sì, guarda, non mi va bene, non mi piace, non mi sono trovata, provo a vedere. Devo ancora provarla e vedremo. Adesso da come parlo sembra che abbia un sacco di amiche che mi regalano roba. In realtà ho due amiche di numero e sono le uniche due con cui esco e per cui insomma niente di speciale. E niente, vi saluto, vi mando un bacio e ci ritroviamo con i prodotti finiti del mese di agosto. Ciao!